Adesso sempre con la logica del fare un po' viste diverse, con prospettive diverse, abbiamo l'intervento di Mario Lenelli di Comunità Nuova. Qui invece dei progetti legati alla terza età vedremo qualcosa legato ai giovani. Quindi ci passerò la parola. Grazie. Questo mi sentite? Grazie. Allora, brevemente mi presento e presento i due ospiti. Io sono Mario Lenelli e sono l'educatore responsabile dell'area giovani di Comunità Nuova Onlus, l'associazione fondata e presieduta da Don Rigoni che avete sentito che era qua stamattina. Vista l'ora, per tentare di tenere la vostra attenzione, ho pensato di fare una cosa più voci, breve ma comunque più voci, e quindi ho inventato con me Paola Biscardi, che è responsabile della comunicazione di UBS Italia, che è azienda partner di uno dei progetti di cui io parlerò, si chiama Scuola di Cittadinanza, Educazione ai Media, e Marco Capovilla, fotogiornalista, insegnante di fotogiornalismo allo IULM di Milano ed esperto dei temi dell'uso critico dei media. Allora, noi come associazione siamo un'associazione media, perché siamo un'ottantina di persone, abbiamo un fatturato nel 2011 di circa 2 milioni e mezzo, operiamo a Milano in provincia da oltre 40 anni e quindi siamo un po' target di quel mondo disaggregato che ci è stato rappresentato stamattina del no profit alle prese con le nuove tecnologie. Io credo che noi come associazione, come diceva Don Gino, siamo stati un po' obbligati a tenerci al passo, e quindi vabbè, a parte la realizzare il sito internet che facciamo però internamente, cioè non ci siamo affidati a una società esterna, lo realizzano i nostri operatori con del software open source, utilizziamo anche noi Joomla. Sempre con Joomla stiamo avviando in queste settimane un network che abbiamo chiamato CN Network, che permette proprio il lavoro comune e condiviso tra tutti gli operatori dell'associazione in rete, attraverso la condivisione dei documenti, ma anche la condivisione dell'agenda di lavoro, spazi virtuali dove si fa co-scrittura e co-progettazione. Cerchiamo di utilizzare i blog, quindi degli strumenti che possono essere implementati anche dagli utenti con cui noi lavoriamo, per documentare i progetti che noi facciamo. Qui si parla del blog Scuola Nuovi Media, del blog di uno dei progetti che raccontiamo oggi. Ma proviamo a lavorare anche con le aziende di hardware e software per cercare di ritagliare delle attività sulle nostre esigenze, sui nostri bisogni. Abbiamo fatto per esempio un accordo con una piccola software house che ci ha venduto inizialmente il software gestionale per tutta la parte contabilità e amministrazione. Dopodiché abbiamo stretto un accordo perché in questo programma non c'era per esempio una sezione per la gestione dei timesheet, dei fogli ore degli operatori. Questo software house non l'aveva mai sviluppato. Insieme abbiamo deciso di creare uno strumento tagliato sulle nostre esigenze che noi testiamo. La software house lo gestisce e lo realizza gratuitamente, cioè a noi non costa niente, noi lo testiamo, però ha già un accordo, già una possibilità di vendita poi di questo programma a una grossa azienda automobilistica. Abbiamo ricevuto in donazione da Cisco un server che gestiamo con la stessa software house, la quale gratuitamente ci ha fatto tutta ci ha donato il software, ci mantiene il server e in cambio utilizza lo spazio che per noi è assolutamente ampio e sovradimensionato, trattandosi di una macchina Cisco. Ci ha detto: guardate, voi avete bisogno di una 500, noi vi abbiamo regalato una Ferrari. Vabbè, quindi questa Ferrari cerchiamo di condividerla con altri bisogni. Un'ultima cosa, stiamo cercando di fare un po' un salto adesso, di realizzare un'app, perché andiamo nelle scuole superiori a parlare di prevenzione all'abuso di sostanze, ci presentiamo con i libri, ci guardano un po' come dei marziani, gli studenti, tanto qualcuno non sa neanche da che parte si tiene in mano un libro. C'hanno tutti sto telefonino in mano, noi siamo noi in questo caso gli arretrati, quindi stiamo cercando di
appunto, sviluppare questa. Tra l'altro, io non me ne occupo direttamente, quindi mi scuso dell'imprecisione, credo che sia un bando promosso dalla Fondazione Vodafone di presentare dei progetti di sviluppo. Loro sceglieranno i progetti più meritevoli e interessanti e aiuteranno le non profit a realizzare queste anni. Vi parlo un po' invece dei progetti, quindi oltre a target delle nuove tecnologie, noi però siamo trasmettitori di conoscenza, sia cercando di portare strumenti alle persone di cui ci occupiamo, e qui potrei citare per esempio un programma che abbiamo fatto con l'OLPC di Negroponte, del MIT di Boston, con la diffusione di 30 laptop in Romania, quindi in un paese forse di vario digitale più ampio di quello che abbiamo qui noi in Italia. Però portiamo avanti anche progetti che cercano di colpire proprio il ridurre il divario digitale che colpisce molti dei giovani che noi incontriamo. Non solo soggetti svantaggiati, ma in una città di Milano il divario digitale colpisce anche molte fasce della popolazione, per esempio migrante, oppure semplicemente i cittadini delle zone periferiche meno dotati magari anche di infrastrutture. Il primo progetto di cui vi parlo si chiama Informatica in Comunità e si rivolge agli ospiti delle strutture per tossicodipendenti, promuovendo laboratori di alfabetizzazione informatica nella fase di conclusione del percorso realizzativo. Sono laboratori classici che quindi, accanto ai primi rudimenti sull'utilizzo dei programmi, insegnano la videostruttura, i fogli elettronici, i fogli di calcolo, fino alla navigazione in internet e le mail. Quindi non progetti particolarmente innovativi. Il significato però forse sta nelle dimensioni e nei risultati di questo progetto, intanto perché è una scommessa che va avanti da ormai 5 anni. Vede come promotori, accanto al CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, anche Microsoft Italia e la Fondazione Adecco per le pari opportunità. Il tema un po' della collaborazione con i privati, nelle cose che vi racconto, ritorna sempre. L'ho detto stamattina, anche in un momento di difficoltà, di contrazione delle risorse, questo tipo di alleanze è necessario per un aspetto economico, ma anche perché poi, come racconterà l'esperienza di UBS, le aziende portano anche contenuti nelle cose che noi realizziamo. Il progetto Informatica in Comunità si realizza in 9 regioni italiane e nel 2011 ha coinvolto 5.200 persone. Complessivamente nei 5 anni sono stati toccati 11.600 persone in 96 centri di riabilitazione, di queste 1.000 oggi hanno completato il loro percorso riabilitativo con un pieno inserimento lavorativo. Questo è il tema dell'inserimento lavorativo, aprirebbe altre riflessioni che non sto a fare oggi, però forse è un po' il punto critico che, come no profit che si occupa di inserimento di soggetti svantaggiati, sottolinea. Non mi sembra che ci sia una maturazione da parte del mercato, ancora si parlava del carcere, però forse quello è un mondo un po' diverso. Se parliamo di migranti, di tossicodipendenti, forse a volte una struttura carceraria è un interlocutore un po' più identificabile magari di una ONLUS come siamo noi, e quindi c'è un po' più magari di sospetto, di disattenzione rispetto a queste fasce. Noi abbiamo provato a fare un'esperienza creando una piccola cooperativa per la realizzazione di siti web, dove si diceva in sostanza alle aziende: io formo le persone con cui ti realizzo il sito, a te costa la metà, però hai un valore sociale anche, io ci metto il doppio del tempo ma a te costa la metà e hai un valore sociale. Le aziende ci dicevano: no, guarda, grazie, ti do il doppio ma me lo fai della metà del tempo. Quindi questa esperienza è un po' naufragata, cioè abbiamo deciso di chiuderla. Io mi riallaccio a quello che diceva Marco Lenelli poco fa. Una decina d'anni fa ho iniziato, parallelamente alla mia attività professionale e di docente di fotogiornalismo, anche di occuparmi, ho iniziato ad occuparmi di educazione in media. L'idea dell'educazione in media nasce molto tempo fa, nasce addirittura 30 anni fa con una dichiarazione, detta dichiarazione di Grunwald,
sotto l'egida dell'UNESCO, in cui una ventina di paesi, 19 per la precisione, si riunirono e decisero che i mass media non dovevano essere vissuti, puntando al 1982, quindi immaginate quante ere geologiche fa questa dichiarazione è stata fatta dal punto di vista delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E nonostante questo, nella pur sua generalità, questa dichiarazione sottoponeva ai paesi e ai governi l'importanza di mettere in piedi, far funzionare ed estendere al massimo dei progetti di educazione media, o come più avanti si sarebbero poi chiamati, per esempio la Commissione europea adotta il termine media literacy, cioè quella che noi tradurremo con alfabetizzazione mediale, ed estenderli a tutti gli ordini di scuole. Ma dirò di più, adesso l'intervento che dovrei fare io riguarda, perché Mario ha introdotto questo tema riguardo all'educazione dei giovani, perché questo è l'ambito in cui Comunità Nuova è intervenuta in questo caso. Ma devo dire la verità che l'educazione ai mass media, o meglio l'alfabetizzazione ai linguaggi, ai meccanismi, agli strumenti di comunicazione dei mass media, andrebbe fatta a tutte le età. Questo perché, come abbiamo già visto in altri momenti in questa giornata, esiste tutta una fetta di persone della terza età che sono in qualche modo riluttanti. Le percentuali, per dire, di penetrazione dei mezzi cosiddetti new media è nettamente sbilanciata nei confronti dei giovani dei 14 ai 29 anni rispetto, per esempio, alla fascia degli ultra 64. Queste sono le fasce di età che le rilevazioni ci restituiscono. Bene, cosa è stato fatto in questi 30 anni? In alcuni paesi, soprattutto quelli anglosassoni, sono stati fatti dei buoni passi avanti. In Italia, con la solita mancanza di lungimiranza, è stato fatto poco, pochissimo. Soprattutto sono stati fatti degli interventi a macchia di leopardo. Uno di questi, per esempio, è quello seguito dalle scuole nelle quali Comunità Nuova e il Centro Varios ha portato la propria azione, ma parliamo di spiccioli, parliamo di alcune unità, alcune scuole, in queste scuole alcune classi, in cui gli operatori, io sono entrato in contatto perché ho fatto la formazione dei formatori, la formazione degli educatori che poi sono andati nelle scuole, hanno portato una boccata di ossigeno. Cosa si intende per educazione media o alfabetizzazione mediale? Riprendo alcuni dati che un recente documento della Commissione europea riporta. Allora, si intende prima di tutto l'abilità di accedere ai media, dove per media intendiamo tutto, da Gutenberg a internet, dal libro stampato al giornale, la radio, la TV, i cellulari, i social network e internet in generale. Quindi la possibilità e l'abilità di accedere, e questo ovviamente è un primo livello di barriera: se non accedo non posso neanche conoscerne i contenuti. Secondo, è molto importante, ed è ciò che fa la differenza tra saper smanettare e sapere cosa ho in mano, è la comprensione e soprattutto la valutazione critica di come questi media funzionano, cosa fanno, cosa ci fanno, cosa facciamo noi con loro, cosa potremmo fare. Quindi la valutazione critica come elemento fondamentale. E il terzo, il terzo elemento è quello di riuscire a comunicare, cioè di usarli creativamente, non soltanto come soggetti passivi, ma come soggetti che utilizzano questi mezzi di comunicazione. Allora, partendo da questo e partendo dalla constatazione che in anni molto recenti, e sicuramente nell'82 l'UNESCO non era in grado probabilmente di prevedere che ci sarebbe stata una straordinaria convergenza, per cui testi, immagini e suoni un giorno si sarebbero trasformati tutti in un unico linguaggio, un linguaggio dei bit e dei byte, e sarebbero state lavorate, trasmesse, comunicate con gli stessi strumenti, quelli che noi oggi abbiamo in mano, che sono gli smartphone oppure i computer e i tablet.
sua volta si è anche detto quali sono i livelli ai quali io posso dire di essere alfabetizzato ai mass media. Ci sono vari livelli. Ci sono livelli ottimali, in cui c'è una conoscenza totale, ci sono dei livelli in cui possiamo vedere varie capacità che sono state fatte proprie dai soggetti. Per esempio, sentirsi a proprio agio con qualunque mezzo di comunicazione, dal giornale alla comunità virtuale. Saperli usare attivamente significa essere in grado di creare dei contenuti, saperli trasmettere e saper interagire con contenuti proposti da altri. Un'altra cosa fondamentale, ed è quella che abbiamo cercato principalmente di insegnare ai ragazzi nelle cui scuole Comunità Nuova e i suoi operatori sono andati, è la valutazione critica, un approccio critico sia alla qualità sia alla accuratezza delle informazioni che venivano trasmesse loro, e anche la capacità, per esempio, di decodificare un messaggio pubblicitario. Ricordo che uno dei sottogruppi si era occupato esattamente di produrre degli spot pubblicitari con delle logiche diverse, perché capendo quali sono le logiche si possono anche elaborare delle logiche diverse rispetto a quelle normalmente proposte dai media mainstream. Manuali di autodifesa da quello delle poste, come si chiama, l'ufficio delle poste che si occupa della sicurezza, a quello di varie associazioni, da Save the Children a Terre des Hommes, eccetera, in cui il titolo che campeggia è, c'è anche quello del garante della privacy, il titolo che campeggia è pericolo internet. Ecco, noi abbiamo cercato di dire che esistono sicuramente degli strumenti con cui bisogna aprire gli occhi, stare attenti a cosa si fa su internet, ma non deve esistere soltanto la concentrazione sui potenziali pericoli, perché altrimenti si assume un approccio difensivo che non porta a uno sviluppo completo delle potenzialità di quello che noi possiamo fare. Un altro tema che porta a un livello superiore di consapevolezza è quello di conoscere quali sono le regole economiche che stanno al di sotto dei media, le quali normalmente ci sfuggono. Tra le regole economiche e tra i meccanismi che regolano i media nella nostra contemporaneità c'è il problema enorme del pluralismo da un lato e la sua controfaccia, che è la proprietà. Una trentina d'anni fa uscì negli Stati Uniti un allarme sulla concentrazione dei media, e si diceva ci sono nel 1980, mi pare fosse 85, ci sono 50 principali proprietari di mezzi di comunicazione. Ed era allarmata questa fonte, che diceva attenzione, stiamo riducendo la nostra capacità di mantenere il pluralismo. Oggi siamo arrivati a un numero che invece è un decimo. Oggi abbiamo che la proprietà dell'80-90% dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda per esempio l'informazione e l'intrattenimento è in mano a 6 grossi gruppi mondiali. Quindi quando parliamo di concentrazione parliamo di questo tipo di fenomeni. E poi, visto che siamo in un'epoca in cui è stato enormemente messo in discussione il senso della proprietà intellettuale, del copyright, eccetera, anziché limitarsi a dire ai ragazzi attenzione, non si fa il peer-to-peer, non si fa il file sharing, non si copiano i contenuti degli altri, forse è importante aprire gli occhi ai ragazzi al fatto che un mutamento irreversibile è avvenuto e sta avvenendo, e anziché fornire delle voci dogmatiche su cosa non va fatto e cosa va fatto, aprire loro gli occhi dicendo questa è la situazione, queste sono tuttora le leggi vigenti e se voi andate contro queste leggi vi assumete la responsabilità, però immaginiamo anche degli scenari diversi. Il copyright, che finora dal 1708 perdura nei paesi che hanno abbracciato la Convenzione di Berna, il copyright è ancora l'unico modo di distribuire efficacemente i contenuti intellettuali o si può inventare qualcos'altro? Da un approccio critico anche in questo caso
si riesce forse a portare i ragazzi a una discussione che abbia degli elementi più arricchenti rispetto a degli elementi che potrebbero essere unicamente dogmatici. Nel dire tutto questo, io ho fatto riferimento, come avete sentito, spesso ai ragazzi, e, però l'avevo premesso, a mio parere quello di rivolgersi ai ragazzi è una cosa fondamentale per poi arrivare, o contemporaneamente arrivare a parlare anche agli adulti. Perché anche gli adulti, visto che nessuno gliel'ha insegnato, visto che non basta saper prendere i pulsanti di smartphone per sentirsi aggiornato o saper scaricare un file da internet per sentirsi un esperto, un alfabetizzato all'uso dei media, anche gli adulti avrebbero bisogno di frequenti corsi di aggiornamento sul senso e su un approccio critico all'uso dei mezzi di comunicazione in massa. Più o meno questo è quello che volevo dire. Grazie.